Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. In questo gameplay walkthrough siamo arrivati a Fiorlisopoli di questo Pokémon fan game per l'appunto. E non volevo andare nello zaino, volevo far vedere come sempre la squadra, formata da Heracross, Cyndaquil, il Totodile, il Noctowl, Bailiff e Pikachu. Pikachu che lo teniamo ma non lo utilizziamo visto che è di livello altissimo. Eravamo arrivati a Fiorlisopoli per comprare le medicine per l'Ampharos ammalato di Jasmine. E esattamente, questa è una farmacia, quindi direi di andarci e comprarla. Eccoci qui, salve. Oh, it's for Jasmine from Avalyn City. I have some special medicine delivered right away. My hero can handle it. Ok, perfetto, quindi ora gli abbiamo consegnato il messaggio, la richiesta di Jasmine, e Firo porterà la medicina a Olivinopoli. Perfetto, possiamo comprare qualcosa qui. Le erbe sono davvero fighe. Possiamo comprare anche delle Pokéball, a caso, ma va bene. Le erbe sono davvero molto potenti, questo praticamente è un revitalizzante max, però diminuisce l'amicizia che ha un Pokémon. Quindi ho qualche revitale erba, la prendo, ecco fatto, da usare proprio in caso di emergenza. Questa invece no, gliela lascio lì a lui. Ecco fatto. Poi, vediamo un po' e salve. This is a great place to sit back and relax. If only Chuck would slow down. Questo è un ottimo posto per sedersi e rilassarsi. Se solo Chuck rallentasse un pochettino. Qui non eravamo stati, dentro questa casetta, quindi direi di andare a vedere. Salve. Have you been to the Safari Zone in Kanto? I hear they got a Yoto addition. Oh, attenzione! Questa è importante come informazione, eh? Vi ricordate la zona Safari di questo gioco? Aveva tutte le altre zone, cioè si entrava nella zona Safari, c'era la parte centrale che era di Kanto, e poi aveva tutte le altre zone chiuse, perché erano evidentemente quelle delle altre regioni. E ora abbiamo saputo che è stata aperta quella di Yoto. Però oramai siamo qui. Olivine, Pokémon Gym Leader. Sì, che sarebbe in realtà quello di Fiorlisopoli. Chanwood, Pokémon Gym Leader. His roaring fists do the talking. I suoi pugni rombanti parlano per lui. Bene, dovremmo affrontare quindi il capo palestra di questa città. Furio, se non sbaglio, si chiama in italiano. Di tipo lotta lui, eh. Di tipo lotta, quindi direi che useremo proprio Heracross e Noctowl. Mettiamo davanti Heracross però. Ecco fatto. Anche se penso si combatta in doppio in questa palestra. Vediamo, eh. Salve. Chuck usa Pokémon di tipo lotta. Sono deboli contro volante, psico e folletto. E sono forti invece contro normale, ghiaccio, buio, roccia e acciaio. Sono resistenti a coleottero, buio e roccia. Ok. Iniziamo. Combattiamo questa palestra. I'm raring to go, you look like a good punching bag. Ma questi sono cattivissimi questi ragazzi. Cioè, entra un ragazzino e dice, ah, sembri proprio un sacco da box, un punching ball. Ma, scusa? Vediamo chi sembrerà adesso. Io userò un Aera Lace su Hitmonlee e uno Psichico su Hitmonlee, doppio focus su Hitmonlee. Ah, peccato. Avremmo potuto fare molto meglio. Attenzione. Oh, questi picchiano, eh. Picchiano. Ok, buono, Noctowl al 26. Al 36, volevo dire, anzi al 35, per quanto 36, vabbè, dettagli. Ok, Air Assalto su Hitmonchan. Hitmonchan mi colpisce con Fire Punch, peccato, Heracross non prenderà i punti esperienza di Hitmonchan. Peccato. Andiamo a curarci ora i nostri due Pokémon. Sì, saranno tutte lotte in doppio da quello che ho visto. Quindi questi due Pokémon dovranno riuscire a battere i due Pokémon del capo palestra. Che chi è che ha lui, se non ricordo male, Poliwrath e Machamp. Quindi due Pokémon tra l'altro molto forti. Beh, un doppio focus su uno solo dovrebbe shottarlo. Hiya! Eccolo qua. Vai, altra lotta in doppio. Nob e Lung. Vabbè, questi sono degli scarsoni, per carità, rispetto a quelli di prima. A meno che abbiano poi anche le loro evoluzioni. Però Aero Assalto su Mankey e Psichico su Machop dovrebbero shottarli entrambi. E infatti fuori uno e fuori due. Perfetto. Perfetto. E infatti hanno anche le evoluzioni, giustamente.
Ah no, un'evoluzione manca. Usiamo psichico, vai. Aerosalto di nuovo su Mackie così non attacca. E psichico su Machoke, che viene shottato, ottimo. Livello 34 per Heracross e 36 per il nostro Noctowl. Vai, aerosalto e psichico. Cross Chop ci fa relativamente male perché siamo anche di tipo normale con Noctowl, quindi non resistiamo agli attacchi di tipo lotta. Perché non siamo solo tipo volante. Oh well, sì, oh well. Andiamo a curarci di nuovo. Meno un taglio per questo tipo di cure perché letteralmente ci metto 10 secondi. Quindi è più il tempo che ci metterei in editing a trovare il punto del video, tagliarlo, ricucirlo e metterci magari una transizione piuttosto che letteralmente andare a curare il Pokémon. Quindi facciamo così. Ed ora la sfida contro Furio. Eccolo qui. Pronti? Dai, speriamo di non fare una brutta figura. Ahaha. Wonderful, fantastico. Adoro una bella sfida. Let me see you give it your all. Fammi vedere che dai tutto te stesso. Vai, Heracross e Noctowl. Vai. Sfida in doppio e si va. Vediamo, guardalo lì come fiero Furio. Il nostro Chuck. Chuck Norris, is possible. Ah, attenzione, non è in doppio però. Ah, ok. Pensavo fosse in doppio. E invece è un 2v2, semplicemente. Ok, altro aerosalto. Cosa usa ora? Water Gun? Beh, non mi fai molto. E altro aerosalto. Buono. Primo Pokémon andato. E si è preso anche un bel po' di esperienza. Ah, Machoke, non ha Machamp lui. Ok, ancora Machoke. Aerosalto. Cross Chop mi farà male. Infatti. Dite che, no, che un Earthquake lo butto giù? Proviamo. No, peccato, di poco. Ah, ha fallito lui, mi spiace. È fallito e l'ho buttato giù. Qua siamo stati fortunati, eh. Vabbè, avremmo vinto con Noctowl, tranquillamente. Però perlomeno si prende un po' di esperienza. Pin Missile dovrebbe essere fisico, no? È di tipo coleottero, esatto. È Missile Spill questo. Questo non è male, fa 50 di danno minimo. E potrebbe arrivare a fare 125 se colpisce 5 volte. Qua mi sa che gli tolgo Shadow Claw, che non serve letteralmente a niente ad Heracross. Gli lascio Earthquake, Brick Break per la stab, Aera Ace per la coverage e Shadow Claw, glielo tolgo. Vai, Pin Missile. Ahaha, just what I would expect from a strong trainer. Proprio quello che mi sarei aspettato da un allenatore forte come te. Ti sei guadagnato la medaglia Tempesta, Storm Badge. Eccola qua, fiera. E anche questo MT, perfetto, Brick Break è dei nostri. Usalo per distruggere, per passare attraverso la difesa degli avversari, effettivamente, Brick Break. Ecco fatto, abbiamo battuto quindi la palestra anche di Furio. Ora siamo a ben 5 medaglie della regione di Johto, se non sbaglio. Vediamo, un secondo. Posso vederlo da qui? Glacial. Sì, 5 medaglie della regione di Johto. Ce ne mancano 3. E una sappiamo dov'è, tra l'altro, l'abbiamo lasciata indietro, è Jasmine, di Olivinopoli. Vai. Welcome. Ok, ritorniamo ad Olivinopoli, però in realtà ci porta all'isola di Red Rock, essenzialmente. Looks like the Whirlpools stopped us from going all the way. Sembra che come si chiamano? I mulinelli, ecco, i mulinelli, i tornadi acquatici, ci abbiano impedito di andare nella giusta direzione. Esplora queste isole, for now, esplora queste isole finché non si calmano come si chiamano, i mulinelli. I need a water type if I want to play fair. Ok. Welcome to Red Rock Isle. Eccoci qui. Quindi abbiamo effettivamente le isole qui da esplorare. Prima di poter tornare a prendere le nostre medaglie. Vediamo un po'. Questo posto è diventato molto affollato tutto a un tratto. E magari i mulinelli hanno portato tutti qui. Vorrei davvero vincere. C'è una competizione in atto, eh. Non posso aspettare. C'è quella che ci diceva prima che voleva un Pokémon di tipo acqua. Questa che dice che vuole vincere. Questa qui, vedi, vuole un Pokémon di tipo acqua. Gimme a battle. Attenzione, questo è un allenatore. Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Marcellus con Octillery. Ok, prima volta che vediamo un Octillery qui. E direi di usare Pin Missile. Proviamo questa nuova mossa. Bene,
Beh, fa male, eh? Fa male, minchia se fa male. Questo era il danno minimo, tra l'altro, cioè togliendo il brutto colpo. Questo era il danno minimo. Ottimo. Un altro Ktill, rilasciamo il nostro Heracross. E andiamo di Earthquake. Anche Earthquake fa molto male, diciamoci la verità. Ecco fatto. E un altro Octillery, magari cambiamo Pokémon a questo punto. E mandiamo Bailiff. Tutto per te. Tutto per te, cara Bailiff, questo Octillery. Allora, Magical Leaf. Buono. Octazooka, non dovrebbe farci molto. E Energy Ball. Ottimo così. Un altro Octillery, vai, tutto tuo Bailiff. Vediamo quanto ti fa con Energy Ball. Lo shotti? Quasi. Peccato. Peccato davvero. Usiamo ritorno che lo finirà tranquillamente. Buono, livello 35 per Bailiff. Niente male, ci dice Marcellus. Noi fermiamo l'evoluzione di Bailiff. Ecco fatto. Allora, diamo un'occhiata in giro di nuovo. Potrebbero esserci altri allenatori, però, quindi magari mettiamoci davanti. Ma hanno tutti i Pokémon di tipo acqua, spero di no. Mettiamoci davanti Cyndaquil. Tu sei un allenatore? I hear the winner gets a Mystic Water. Vabbè, uno strumento che noi abbiamo già in realtà. La Mystic Water, quella che potenzia le mosse di tipo acqua. I need to release Chonchu soon. Please give me one last battle. Ah, questo libererà presto il suo Pokémon, Chonchu. E per favore, dargli un'ultima battaglia. Peccato, guardalo lì. L'ha chiamato Bright, tra l'altro. Ma perché lo deve liberare? Boh. Allora, possiamo usare Comete. Vediamo se riusciamo a battere. No, non riusciamo a batterlo assolutamente nella vita. Mai nella vita. Cambiamo e mandiamo Bailiff. Assolutamente no. Ma perché mi paralizza tutti questo? Ma scusami. Ma certo che sei stronzo, eh. Energy Ball, vai. Crepa. Addio. Addio, Chonchu. I hope Chonchu remembers me. Oh, ma che dolce, dai. Spero che Chonchu si ricorderà di me. Va bene. Ok, curiamo. Abbiamo dato una curata veloce ai nostri Pokémon. Avevamo due paralizzati, uno mezzo morto, insomma. Una curata veloce ci sta. Che cosa vendete? Un altro di questo errore. Ok. Ah, e stavolta si è chiuso tutto. Rieccoci qui su quest'isola, ho dovuto fare un bel taglio e a dire la verità è passato un giorno dal secondo precedente nella realtà perché non potevo più registrare, ho perso troppo tempo e quindi ho dovuto fare un taglio. Sono andato a parlare di nuovo in quel centro, in quel Pokémon Market e si è ripresentato lo stesso bug, lo stesso errore che ha fatto crescere il gioco, quindi non ci andrò a parlare, fanculo quel Pokémon Market e continuiamo a vedere cosa c'è su quest'isola. Need any advice before you enter? Yes. Ok. Ha bisogno di qualche suggerimento prima di entrare. La Whirl Cup, quindi la coppa mulinello, immagino. Strongly suggest use you, strongly suggest you use water types. Ti suggerisce fortemente di usare Pokémon di tipo acqua. Quindi, Pokémon di tipo elettro o erba sono utili per una vincita facile. Vabbè, per una vittoria facile. Ok, questo è quello che aveva perso Cinchu. Questa isola è abbastanza tranquilla. Is usually quiet. Cioè, solitamente è tranquilla e mi manca il fatto che sia tranquilla. Ok. Tu sei un allenatore? Sì. I take care of my PJ. Si prende cura dei suoi PJ? Quanti ne hai? 4? Ah, questo l'ha chiamato pure Orville, tra l'altro. E andiamo di Crunch. Crunch dovrebbe fargli relativamente male. Nemmeno così tanto, in realtà. Proviamo con Surf. Ok, Surf l'ha ucciso. Ho dato che condivide esperienza Cyndaquil, dato che qui troveremo praticamente solo Pokémon di tipo acqua. Quindi non combatterà mai. Ecco come l'ho detto. Vabbè, dato che l'hai tirato dentro, ti meriti il lanciafiamme. Ecco fatto. E continuerò a ucciderti con il lanciafiamme, caro il mio. Com'è che si chiamava questo allenatore? Non ricordo. Però continuerò a ucciderti con lanciafiamme, dato che hai tirato dentro Cyndaquil. Chi a causa del suo mal pianga a se stesso, dopo tutto, no? Ecco che arriva di nuovo PJ. Andiamo di nuovo in lanciafiamme. Speriamo in un brutto colpo, così da finirlo in un colpo solo? No. Niente brutto colpo. Andiamo ancora di comete, allora.
E addio Syndaquil, 450 punti, livello 33 per Syndaquil, volevo dire addio Pidgey, non Syndaquil. Soar, va bene, Soar, non lo voglio far evolvere, gli ho tolto giustamente la pietra stante per dargli con di esperienza. I need a water type before to play fair, ok. Questo per adesso ci porta da qualche parte. You need to register on Blue Rock Isle. Ok, prima dobbiamo per forza registrarci alla competizione World Cup. Ok. Direi di farlo direttamente in questo episodio. Così da non lasciarlo solo con la sfida del tipo in palestra di un furio. Ok, andiamo a Yellow Rock, prima di tutto. Ah, qui abbiamo un sacco di corsola. Aspetta, non è che magari pescando. Possiamo. Aspetta, possiamo fare addirittura così in realtà. Tac. Non è che magari pescando si può tirare su un bel corsola. Vediamo. Non sarebbe male da catturare, eh? Oh sì! Bellino tra l'altro corsola. Mi piace un casino. E mi piace un botto l'evoluzione che gli hanno. No, la forma alternativa all'evoluzione che gli hanno dato in, mi sembra, nona generazione. Andiamo di Crunch. Ancient Power addirittura. Quanto sei forte, Corsola? Quanto sei forte? Oh, calmo, eh. Ok, vita rossa, possiamo provare a catturarlo. Andiamo di Mega Ball. Questa sarebbe una buona aggiunta al nostro Living Dex. Peccato che esca. No, dai, si mette a fare Aquaring, sto stronzo. Vai, Mega Ball. Dai, entra. Ma una cattura critica quando mi serve, no, eh? E niente, questo continua a curarsi. Mannaggia lui. Usiamo un altro crunch. Questo si cura, giustamente. A questo punto devi provare una Ultra Ball, allora. Vai di Ultra Ball. Dai, deve entrare però con la. Non entra nemmeno con la Ultra Ball. Cioè, ragazzi, ma tutto bene? E questo mi ha ucciso Totodile nel frattempo. Allora, sì, cambiamo Pokémon e mandiamo Pelif. A tankare un po'. Boh, proviamo con una Pokéball normale. Magari, sai, il fascino della Pokéball originale potrebbe farlo entrare. Oh! Come non detto, cioè, voglio dire, il fascino della Pokéball originale, dopo tutto. Ok, abbiamo anche Corsola ora. Qui possiamo sfidare qualcuno. Purtroppo il nostro Totodile è morto, ma non è un problema perché tanto, appunto, essendoci quasi solo Pokémon di tipo acqua, lui non avrebbe fatto niente comunque. Qui dentro c'è qualcuno. Salve Guru. This whole island is populated by Corsola. Questa intera isola è completamente popolata dai Corsola. L'ho visto. Ah, guardate un po' chi c'è qui, Misty. Ciao Glacial. Sei qui per catturare. Sei qui anche tu per catturare un Corsola? No, a dire la verità. Oh, you are going to enter the World Cup? So I am. Quindi sta per partecipare anche lei alla World Cup. Facciamo una battaglia di pratica prima. Va bene, facciamo una battaglia di pratica, Misty. Ti mandi tu, Golden. Al 42, ok. Stai giocando un po' sporco, però, eh. Andiamo di Energy Ball. Ah, però. Niente male. Usiamo ritorno. Iniziamo ad avere anche Pokémon di Johto abbastanza forti da combattere contro i Pokémon di Kanto e degli altri. Staryu, lasciamo Bedif. E usiamo un'altra Energy Ball. Beh, finché tu usi Water Gun, guarda, non c'è alcun problema. Poi usiamo Magical Leaf. Ecco, se inizi a usare Comete, invece la faccenda cambia, insomma. Allora, Poliwhirl, sì, mandiamo qualcun altro, dai. Mandiamo Noctowl. Vediamo se Noctowl riesce a uccidere Poliwhirl. Ok, 32, sì, ce la fa tranquillamente. Ce l'avrebbe fatta anche Bailiff, probabilmente. Proviamo con. Sì, un altro psichico. Vai. E a questo punto una bara onda. Sì, se magari smettessi di tentennare, caro Noctowl. Perfetto. Psyduck, ma lasciamo tranquillamente Noctowl. Sta facendo una bara onda.
Noctowl qua ci saluta, peccato. A questo punto direi di mandare Heracross. Dai, proviamo con Heracross. Anche se confusione potrebbe fargli molto male, ora che ci penso. Però anche Pin Muscle gli fa molto male. Ah no, è vero, lui non è psico. Ricordavo male. Anche fortunatamente non c'è stato confusione. A questo punto siamo lì a un air salto. E mandiamolo a casa, questo Psyduck. Corsola. Ok, lasciamo Heracross. E usiamogli un bel Brick Break. Addio. Sin da qui dal 34, ottimo. I won't go easy on you in the World Cup. Non ci andrà piano con noi nella World Cup. Il povero Sindaco non si evolverà nemmeno oggi. Ok, salve. I'm looking for a treasure. Ok, lei stava cercando un tesoro, ma combatte contro di noi. Rimane in campo Magikarp, davvero? Vabbè, noi abbiamo Bailiff. Con pochissimo HP, ma che può tranquillamente battere un Magikarp. 36 per Bailiff. Light Screen. Beh, non è male Light Screen in realtà, eh. Aumenta la... cioè diminuisce il danno degli attacchi speciali per 5 turni. Non male, ma non è quello che mi serve su Bailiff attualmente. Altro Magikarp? No. Non cambiamo. Andiamo ancora di... flagello? Ok. Flagello fa più danno se hai meno vita in teoria, infatti non mi ha fatto nulla. Altro Magikarp? Beh, stai cercando un tesoro con questi Pokémon, mi sa che non lo troverai. Mi sa che non lo troverai proprio. Cara la mia Luca. Bailiff, ovviamente non lo facciamo evolvere in Meganium. Allora, qui potrebbe esserci uno strumento invisibile, sì. Iperpozione, ricordatevi di prenderla, che è molto utile. E a questo punto possiamo tornare. Possiamo andare su Blue Rock a questo punto. Qui abbiamo uno strumento, una Lamberry. Allora, dovremmo avere anche altri allenatori, tra l'altro, qua. Dobbiamo stare un attimo attenti perché i nostri Pokémon sono messi un po' maluccio. Direi di dare un'occhiata ai nostri Pokémon. Allora, dove è la super pozione? Oh, dov'è la super pozione? Le ho finite tutte? No, eccole qua, non le vedevo. Vai, super pozione su Bailiff. E mi va bene così, per ora. Tanto questi dovrebbero avere quasi tutti i Pokémon di tipo acqua. Tu sei un'allenatrice? I only had one water type, so I decided not to enter. It just felt dishonest. Ok, aveva solo un Pokémon di tipo acqua, quindi non si è registrata la World Cup perché gli sembrava disonesto. Questo deve registrarsi. Vorresti registrarti? Sì, perfetto. Dovremmo essere registrati ora. Ritorniamo quindi alla Red Rock. Eccoci qui. Ho sprecato quelle super pozioni perché avremmo tranquillamente potuto tornare. Saremmo potuti tranquillamente tornare alla Red Rock e curarci qui dentro. Ok, e ora dovremmo poter partecipare alla competizione, giusto? Vediamo, eh. Non sei tu, vero? No, non sei tu. Sei tu a cui devo parlare. Sì, vai, entriamo nella competizione. An easy first fight, vai. Una prima battaglia facile, ci dice questo pescatore. Con Kindra? Ha la faccia? Ha la faccia, davvero? Magical Leaf. Idropompa, ci fa parecchio male. E noi non gli facciamo male, invece. Ok, avrei voluto usare Poison Powder, in realtà. Però dovremmo riuscire a batterlo. Sì. Perfetto, bravo Bailiff. Anzi, brava Bailiff. Ok, battuto il primo. A questo punto cambiamo magari Pokémon davanti e mettiamo Heracross. Bailiff ha fatto il suo. Dobbiamo parlare a lui per andare alla prossima. Ok, on to the next match, good luck. Ah, miss direttamente alla faccia. Allora, qui devo curare Bailiff, sicuro. Perché vorrei evitare di usare Pikachu se riesco. Quindi, meglio far così. Vai. We get to battle already? Great, I get to beat you down, to beat you now. Combattiamo già? Beh, bene. Ti distruggerò ora. Ma nel campo Goldeen di nuovo. Però con un livello più basso. Beh, a questo punto un Ball Earthquake non se lo leva, non se lo toglie.
È un po' una bella breccia, via. Via Goldin. Poi Starius, si cambia Pokémon e mandiamo la nostra Bailiff. Come vi dicevo appunto, Cyndaquil non avrebbe praticamente mai combattuto, ma anche Totrae in realtà in questa zona. Energy Ball. Ah, sdoppiatore addirittura. E niente, vuoi morire istantaneamente, Staryu. Livello 37 per Bailiff. Psyduck, non lasciamo Bailiff. Vai, Energy Ball. Hanno diminuito i livelli di Misty rispetto alla lotta precedente, avete visto? Vai, altro Energy Ball. Ah, questo resiste, eh? Andiamo di ritorno, allora. Ah, lo sostituisce. Beh, si prende un ritorno in faccia, il povero Orsi. E poi una Magical Leaf, quindi non ha risolto nulla. Anzi, è mandato a morire un tuo Pokémon a caso. Starmie? Sì, a questo punto, dai, facciamo prendere un po' di punti esperienza anche a Totodile. Contro questa Starmie. Un bel morso, anzi un bello sgranocchio che è super efficace. E addio. Perfetto, livello 34 anche per Totodile, che vuole imparare lacerazione, non è male. Fisico. The full stats change don't affect the damage. Beh, Chipaway non è male però, perché ignora le modifiche alle statistiche dell'avversario, quindi se si tira sulla difesa, Chipaway non ne risente. Però questa può fare il più brutto colpo, quindi penso che valga di più lacerazione di Chipaway. Ok, Cyndaquil non si evolve, mi spiace per lui. Bailiff non si evolve, mi spiace per lei. I should have been the winner. Mi spiace. Altra lotta, altro giro, altra corsa. I miei Pokémon sono messi bene, quindi direi di provare a combattere. Vai. Vediamo chi ha invece questa bellezza, Trinity. Ah, Gyarados. Alla faccia. Azza. E mi diminuisce pure l'attacco di Heracross. No, aspetta, cambia. Cambia un attimo. Allora, qua tocca mandare Pikachu. Tra l'altro Gyarados al 40, che infamata. Qua tocca mandare... con iperraggio. Ok, va bene. Qua tocca mandare Pikachu, un bel Thunder Punch, 4 per e addio. E addio proprio. Chonchu. Ok, Chonchu invece possiamo mandare Heracross. Ecco, Gyarados al 40 con iperraggio sarebbe stato un bel problema. L'avremmo potuto battere tranquillamente, ma avrei probabilmente perso almeno 3 Pokémon e avrei effettivamente sprecato degli strumenti per niente, quindi ho mandato Pikachu. Vai, altro match? Who are you? Chi sono io? L'uomo nero, il lupo cattivo, vediamo un po' come vuoi tu. Ah, lui manda Feraligatr, però al 35, vedete che è una cosa un po' più abbordabile come sfida. Allora, andiamo di Earthquake. Una bella difesa, eh? Una bella difesa, proviamo con Brick Break. Fa abbastanza male, Ice Fang. No, dai, ci ha congelati. Vabbè, ma che culo. Che culo sto tipo. Mandiamo Bailiff sperando che non faccia ancora gelodenti. Dai, non fare ancora gelodenti, eh. Chipaway, buono. Ora, se non è più veloce lui, muore. Aia, moriamo noi. Niente, era più veloce. Era più veloce lui. Andiamo con Noctowl. E andiamo di Psichico. Water Gun ci fa relativamente male, ma Psichico gli fa abbastanza male. Nemmeno così tanto in realtà. Forte Feraligatr, eh? Beh, pur sempre un terzo stadio evolutivo. Quindi è ovvio che sia forte. 37 per Noctowl. 36 per Cyndaquil, buono. Ok. Cyndaquil non si evolve, grazie. I guess you won. Oh, aspetta, questo è un altro allenatore o è quello che ci dice bravo, hai vinto? Un secondo, eh. Ho paura che... Facciamo un bel full heal su Heracross e diamogli una super pozione così, per vedere un attimo. So, I guess you won. I wasn't expected, but here you go. Ah, ok, perfetto. No, abbiamo vinto. Questo non è un altro allenatore. Ole, bene. Abbiamo completato anche questa parte di Pokémon Fire Rush, questa Whirl Cup. Abbiamo vinto
purtroppo un oggetto che non ci serve a niente perché lo abbiamo già. Ma a questo punto possiamo andare in una zona molto particolare, la Oji Island, la Oji Isol. E qui, ragazzi, vi anticipo che potremmo trovare un bel leggendario. Quindi non perdetevi il prossimo episodio, io vi ringrazio per aver seguito questo, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se lo avete gradito, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glaciosphere è tutto, al prossimo video!